Prego. Belisario. Fantino. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carrus. Cerquoni. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. Laddaga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. E questi qua, no, se vuoi fare un tanto contemporaneamente, non lo fare. Allora. Allora, sono presenti 21 consiglieri più la Presidente, quindi assenti 3 consiglieri, quindi il numero legale c'è, possiamo aprire la seduta. Prima di procedere all'ordine del giorno, do la parola per un minuto alla consigliera Lancia, che voleva ricordare un attimino, diciamo, il nostro concittadino, conterraneo di questo municipio, Mancini, il poliziotto, che è morto la settimana scorsa e che ha indagato sull'ecomafia e per questo anche ne ha pagato anche di salute, quindi purtroppo non c'è più. Prego, consigliera Lancia, un minuto. Sì, volevo ricordare un attimo quest'uomo che è nato e è vissuto in questo municipio, in via Pasquale del Giudice, è andato a scuola al liceo Augusto, è entrato in polizia negli anni Ottanta e ha sempre indagato sull'ecomafia. E per indagare sull'ecomafia ha scoperto nel 96 già tutto quello che Saviano poi ci avrebbe detto con Gomorra. Peccato che i suoi rapporti sono rimasti chiusi per 15 anni dentro i cassetti della procura e sono stati segretati dall'antimafia. Roberto Mancini è morto di leucemia, del morbo non Hodgkins, del tumore, per quello che ha respirato, inalato in tutti i siti che ha visitato uno per uno e per il quale adesso c'è un processo iniziato nel 2010 e lui ha testimoniato nel 2011. Non si è mai pentito, era un amico e non si è mai pentito di quello che ha fatto, peccato che quello che ha fatto non è servito a salvare tanti bambini e tante persone che nella Terra dei Fuochi si sono ammalati in questi anni e sono morti. Tutto qui. Grazie. Grazie consigliera Lancia. Allora, prima di passare, allora, come scrutatori nomino i consiglieri Caccamo, Vitrotti e Tredicina. La suddetta consigliera sono pregate di non allontanarsi, sono previa comunicazione al tavolo della Presidenza, grazie. Allora, sono state consegnate 2 mozioni, articolo 58, una firma dei consiglieri Lozzi e Coia, che riguarda comunicazione e passaggio in commissione consiglio obbligatorio per l'avvio di bandi municipali e per l'utilizzo delle entrate correnti. Io questa mozione la acquisisco, però visto che non ci sono, a me non ritengo i caratteri di urgenza, l'articolo 58 per poter discutere oggi, l'acquisisco, quindi va prossimo consiglio utile. Prego, Presidente. Direttore. Un'altra mozione, articolo 58, per il direttore, che firma consiglieri Matronola, Coia, Lozzi, Cerquoni, Tredicine, La Notte,
Giuliano, che riguarda rimozione cantiere PUP viale Giulio Agricola. Credo che anche questa mozione, che pur il problema sia sicuramente molto sentito, ma diciamo in consiglio poi ne abbiamo discusso tantissime volte, credo che io anche questa mozione l'acquisisco e non rilevando i caratteri diciamo di urgentissimi del contratto 58, anche questa va prossimo consiglio utile. Grazie. Presidente, prego. Dal posto, Umberto, consigliere Madrona. Mi permetta, mi consenta. Prego. Ah, saluto dopo, Presidente, perché sennò. Allora, non capisco perché non rileva i motivi di urgenza. Perché credo che non sia un. No, non è che non rilevo l'urgenza, credo che cioè non è un fatto che è successo ieri, quindi lo dobbiamo discutere. E come non è urgente? Cioè, io credo che sia un problema urgente, però credo anche, scusa, questo è nella facoltà del Presidente. No, un attimo, signor Presidente. No, scusa. Signor Presidente, no, sta sbagliando. Consigliere Madonna, non credo che ci sia discussione. Come fa a dire, allora, Giulio Agricola, non c'è un momento... No, non sto dicendo che non c'è urgenza, sto dicendo... Sto dicendo che io acquisisco la prossima consigliere Madonna, per favore. Allora, la competenza è della Presidenza. Allora, io l'acquisisco, siccome la questione di Giulia Agricola all'interno di questo consiglio l'abbiamo affrontata tantissime volte, quindi non è un fatto nuovo. L'ha letta, d'accordo? Sì, l'ho letta. No, e non l'ha letta, Presidente, la legga attentamente alle ultime pagine. Credo anche di saper leggere, consigliere Madonna. Allora, ritengo di acquisirla e portarla in discussione al prossimo consiglio come l'altra mozione, grazie. Signor Presidente, passiamo allora al primo punto dell'ordine del giorno, sono le interrogazioni. Presidente, non volevo scatenare l'inferno. Non c'è discussione su questo, mi dispiace. No, perché io dico che lei sta omettendo, sta dicendo che non c'è motivo di urgenza. Non ho detto che non c'è urgenza. Sto dicendo. Non ci sono più le barriere. Sto dicendo. Sono tutte a terra. Lo sappiamo benissimo. No, non ha visto. Lo sappiamo benissimo. Lei va a vedere quello che è successo. Lo sappiamo benissimo. Però ma non lo sa, signor Presidente. Lo so, no. Vada a vedere, le barriere non ci sono più, sono tutte a terra. Consigliere Madrona, siamo tutti a conoscenza della questione di Giulia Agricola, forse da 4 anni. Non c'è passato, da 4 anni. Lei abita a Cinecittà S, come però mi muovo. Credo. Aspetta con questi giochi. Consigliere Madrona, la competenza è mia, quindi io l'acquisisco e la porto all'ordine del giorno del prossimo consiglio, grazie. Va bene, allora passiamo all'ordine del giorno. Allora, interrogazione numero 4, presentata in data 26 marzo dai consiglieri Lozzi, Coia, riguardante la procedura di variante del piano del regolatore generale località La Barbuta. Chi è che presenta l'interrogazione? Consigliere Lozzi, 5 minuti, prego. Sì, pure meno. Siccome siamo venuti a conoscenza di questo progetto che sta girando negli uffici comunali praticamente, ed è anche bello esposto sul sito di Capodarco, in cui il Juan Marlen, Strada Iori e SRL, la comunità di Capodarco, hanno presentato un progetto dove praticamente intendono costruire il nuovo centro di Leroy Marlen al posto della Barbuta, è una proposta naturalmente, al posto del campo nomadi La Barbuta, loro costruirebbero degli alloggi spostati rispetto a quella a dove sono attualmente, siccome né si capisce molto bene che fine farà in toto il campo della Barbuta e come verranno ricollocati gli stessi Rom che all'interno risiedono, e soprattutto perché dovrebbe sorgere sotto il cono di volo e in un luogo che è diventato edificabile solamente perché è stato messo il campo Rom, perché prima era assurdo poter pensare che in quel luogo ci potesse essere una struttura del genere. Chiediamo semplicemente se appunto la Giunta è al corrente, che cosa ne pensa e se magari è il caso di discuterne insieme in commissione prima che ci arrivano le ondate dal Comune di Roma che ci travolgono. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Risponde la Presidente, prego. Sì, grazie Presidente.
Consiglieri, allora, per quanto riguarda questo progetto di cui ha fatto riferimento la consigliera, quello che noi sappiamo è che c'è stata una commissione congiunta in Campidoglio nella quale è stato illustrato il progetto. Al momento a questo municipio non è pervenuta ufficialmente nessuna proposta e l'assessora Cutini alle politiche sociali, che chiaramente per competenza dovrebbe esserne interessata, non ne sa nulla. Dunque, quando arriverà e quando saremo in grado di avere, insomma, una qualche proposta ufficiale, sicuramente sarà coinvolto le commissioni competenti e ovviamente la Giunta. Consigliere Lozzi, soddisfatta della risposta? Prego. Allora. Interrogazione numero 2, cioè numero 2 sarebbe interrogazione numero 5, presentata sempre in data 26 marzo dai consiglieri Lozzi e Coglia, riguardante il print di Morena. Chi la presenta? Consigliere Lozzi sempre, prego. Noi sappiamo che il print di Morena lo scorso anno ha creato qualche problema all'interno della consigliatura, perché a parte il primo atto ufficiale che ha seguito le norme tecniche, cioè l'approvazione della carta dei bisogni del quartiere di Morena, dove questo print dovrebbe andare a realizzarsi, praticamente che è successo? Sappiamo che è stato presentato un master plan da due architetti, che sono poi gli stessi architetti che hanno fatto il print di Ciampino, quindi il print privato di Ciampino, e è stato presentato come il master plan del print di Morena, mai autorizzato ufficialmente da nessuno. Noi sappiamo che, come norme tecniche di attuazione, una volta che c'è la carta dei bisogni si dà incarico ufficiale per la realizzazione, per stilare un preliminare al quale dovrebbe fare seguito poi un processo partecipativo. C'è stato una sorta di processo partecipativo a seguito di una lettera dell'allora direttore, che diceva che l'unico modo per reinserire questo progetto in un ambito di ufficialità era fare addirittura un processo partecipativo preliminare al preliminare, quindi discutere sulla base di quello. Ma a quel processo partecipativo io ero una dei cittadini che partecipò, eravamo penso 4 o 5 persone, quindi non credo che possa essere considerato un processo partecipativo. E poi ho visto che è stata fatta una delibera di giunta dal precedente presidente, che avallava un po' la possibilità di prendere quel master plan come progetto preliminare. Siccome sappiamo che all'interno è un progetto che non è tutto da buttare, ma c'è un forte pregiudizio rispetto alla carta dei bisogni, cioè quella presunta tangenziale che dovrebbe tagliare e un po' devastare il parco di Gregna, volevo sapere se dopo quasi un anno di consigliatura è arrivato il momento, insomma, intanto di valutarlo insieme in commissione e poi capire la giunta che ne pensa di quel master plan, cioè se intende prenderlo come esempio oppure magari partire da lì e lavorarci, ma non prenderlo come preliminare ufficiale del print, insomma. Grazie consigliere Lozzi. Chi risponde? La Presidente? Prego. Allora, diciamo che in questi mesi abbiamo fatto diversi incontri con l'assessore Caudo e il Dipartimento, perché questo municipio settimo è interessato da tre print, uno è Torre del Fiscale, l'altro è Morena e l'ultimo è Ciampino, Cavicchi. Allora, io leggo, perché insomma la cosa è un pochettino lunga e complessa, però insomma cercheremo di dare risposta e anche possibilmente di illustrare alcuni passaggi che sono importanti, penso che siano utili a tutti. Allora, intanto, in riferimento alla faccenda degli architetti Giamusso e Moretti, che hanno collaborato con la UOT per la redazione dello schema di preliminare del print di Morena, schema che risulta quindi elaborato direttamente dagli uffici municipali, seppur con il supporto dei suddetti tecnici. Questo che significa? Significa che, essendo stato richiesto da parte della giunta della precedente consigliatura di delegare a degli esterni lo studio e la preparazione di un progetto, è chiaro che questo si suppone verificato anche dal nostro ufficio, però procedo così poi chiariamo tutto il resto.
E tale schema rimane degno di attenzione, che sarà oggetto di discussione, anche lo dico perché noi abbiamo attualmente come direttore di area dell'ufficio tecnico lo stesso dirigente della UOT che era presente nel municipio precedentemente, nell'ex municipio 10. Questo schema, che rimane comunque degno di attenzione, sarà oggetto di discussione nella sede del prosieguo del processo partecipativo, peraltro già avviato sulla proposta. Occorre precisare che la partecipazione cui si riferisce per norma e in riferimento alla formazione dei print riguarda il processo che viene attivato tramite la pubblicazione del bando e del preliminare del print e la successiva formulazione delle proposte da parte degli operatori economici, di associazioni o di singoli cittadini. A seguito di tale partecipazione e della conseguente formazione della proposta definitiva del print, si giunge all'approvazione del programma in Assemblea Capitolina. Giova a questo punto richiamare quali sono i principali passaggi del processo di formazione del print. Discussione sulla proposta di print nella sede di un processo partecipativo ampio, assemblee, gruppi di lavoro, eccetera. Definizione della proposta di schema preliminare di print. Approvazione dello schema preliminare nella sede della Giunta Municipale ed invio all'esame del Consiglio Municipale. Delibera del Consiglio Municipale. Invio dello schema preliminare del print al Dipartimento Programmazione Urbanistica per l'istruttoria e la proposta di delibera di Giunta Capitolina, delibera di Giunta Capitolina con autorizzazione alla pubblicazione del bando, pubblicazione del bando 90 giorni, ricevimento delle proposte partecipative, esame delle proposte, valutazione ed eventuale fase negoziale, e sede municipale e dipartimento, elaborazione dello schema definitivo di print condiviso municipio-dipartimento, approvazione in consiglio municipale, approvazione in giunta capitolina ed invio all'assemblea capitolina per l'approvazione. Dunque, i passaggi sia di partecipativi nel senso della cittadinanza e sia di valutazione e approvazione in sede municipale ci sono e sono diversi. Come noto, il programma integrato print previsto dalle norme del piano regolatore prevede che una parte dei diritti edificatori sono di competenza della proprietà dell'area in funzione della destinazione di piano regolatore, mentre un'altra parte più consistente è di competenza dell'amministrazione comunale. Tale seconda parte può essere ceduta al privato sulla base della proposta dello stesso privato in cambio del contributo straordinario che deve essere finalizzato alla realizzazione di opere di pubblico interesse rispetto al contesto territoriale. Per quanto riguarda le opere da realizzare con i contributi straordinari extra oneri che possono interessare il quadrante di riferimento, questi saranno oggetto di un'attenta valutazione comunque dopo l'assunzione di tutti i contributi partecipativi. In riferimento all'interrogazione, questa è la ripetizione. Allora, che cosa sta avvenendo? Quando noi ci siamo insediati abbiamo incontrato diversi cittadini e alcuni di questi cittadini di Morena hanno rappresentato una necessità di una, un passaggio nuovamente nella partecipazione, ma soprattutto che alcuni ambiti erano stati esclusi dal print di Morena. Allora, quello che noi abbiamo deciso è di integrare questi ambiti che sono stati esclusi e fare un ulteriore passaggio con i cittadini, dunque attraverso un'assemblea pubblica che si terrà fra non molto, assemblea pubblica che avrà ovviamente la partecipazione di tutti i cittadini singoli, ma in particolar modo di tutti i comitati che nell'arco di questi anni hanno o si sono interessati alla situazione, insomma alla partecipazione per quanto riguarda le opere urbanistiche che interessano la zona e dunque a quella che poi ha rappresentato la carta dei bisogni
decisioni di un'area così importante che sta nell'extragramma, che necessita sicuramente di interventi importantissimi, fra questi problematiche riguardanti la mobilità. Allora, quello che noi abbiamo deciso è di fare un ulteriore passaggio partecipativo, di allargare il print che interessa gli ambiti che erano stati esclusi e di avvalerci degli architetti ai quali, ripeto, in passato anche senza oneri per l'amministrazione avevano contribuito alla stesura del print. Poi successivamente ci sarà la stesura dello schema di bando che verrà insieme alla proposta portato in consiglio municipale per la sua approvazione. E dopo questo passaggio saremo in grado di poter inviare al Dipartimento il print di Morena, come anche gli altri print che avranno lo stesso tipo di passaggi, dunque partecipazione, schema di bando, approvazione in consiglio municipale, per poi poterli inoltrare al Dipartimento per la loro pubblicazione e le successive procedure che qui vi ho da poco illustrato. Consigliere Rozzi, 3 minuti. Da quello che a me risulta dagli atti, la delibera che ha dato mandato alla UOT di fare, anche avvalendosi dell'aiuto degli architetti per la stesura di questo master plan, è successiva alla presentazione che del master plan è stato fatto dall'assessore Perifano a Stazione Birra. È questo che ha causato tutto il bailam e che ha bloccato il percorso del print, perché successivamente alla predisposizione della carta dei bisogni, che era l'unico atto ufficiale, c'è stata questa presentazione di master plan che ha fatto un po' insorgere tutti i consiglieri, proprio perché non c'era stato un affidamento ufficiale né all'AUT dell'incarico né tantomeno a questi architetti. Per redimere un po' la situazione, il direttore Febraro fece una lettera indirizzata a tutti i consiglieri e alla Giunta, appunto, in cui si diceva che l'unico modo per non mandare sprecato il lavoro degli architetti e quindi per inserirlo in un contesto legale, diciamo, che seguisse le norme tecniche di attuazione, l'unico modo era avvalersi di un articolo 9, non mi ricordo se relativo alle norme tecniche o a che cosa, che permetteva il processo partecipativo in fase di redazione del preliminare e quindi non in fase successiva da bando. Tant'è vero che il signor Zolla fece questi 3 o 4 commissioni a cui io partecipai insieme ad altre 4 o 5 persone, proprio per valutare se c'erano appunto osservazioni a questo master plan per farlo poi diventare definitivamente il preliminare. In questi incontri che sono stati fatti un problema era sorto, torno a ripetere, la tangenziale, ed è quasi impensabile credere che un ufficio tecnico in maniera ufficiale insieme a questi architetti abbia potuto redare un master plan come preliminare che si discosta in maniera così forte da una carta dei bisogni approvata in consiglio, perché la carta dei bisogni prevedeva la classica tangenziale cosiddetta di Gregna prevista da piano regolatore e non certo questa. Quindi comunque sia, penso che sia che l'unico punto, insomma il nodo cruciale che ha creato problemi all'andare avanti su questo progetto è proprio quello. Quindi se è previsto comunque la possibilità di rimettere in piedi un progetto partecipativo, un programma, insomma un processo partecipativo dove si può rivedere quel master plan e correggerlo e adeguarlo a una carta di bisogno e fare anzi un ampliamento di quadrante e quindi fare un print che contenga all'interno anche quelli che erano stati inizialmente tolti, è opportuno. Certo, va rivista questa problematica della tangenziale che sembrava per alcuni uffici comunali essere imprescindibile dall'attuazione del print. Comunque per il resto va bene. Grazie consigliere Rozzi, anche se diciamo nella replica il consigliere dovrebbe dire se è soddisfatto o no della risposta data. Posso rispondere ancora anche per l'ultima cosa? Prego. No, volevo chiarire questo passaggio. È evidente che se
questo print è un print, diciamo, del municipio, dunque dovrà essere vagliato in consiglio e dunque nel percorso partecipativo noi possiamo, come di fatto credo che siamo quasi tutti convinti, che diciamo, la tangenziale, quella che attraversa e che è stata disegnata, può anche essere cancellata, cioè non c'è nulla che ce lo impedisca. Grazie Presidente. Allora, punto numero 3 sarebbe l'interrogazione numero 7. Io ho una comunicazione dell'assessore Morgia in data 29 aprile, in cui mi comunica che le quattro interrogazioni di sua competenza, cioè la numero 7, la 9, la 10 e la 12, lui non ha ricevuto dagli uffici, diciamo, la relativa. Ha ricevuto adesso? Allora, bene, la può rispondere. Interrogazione numero 7, presentata dal consigliere Coia, riguardante la pericolosità dell'incrocio tra via del Quadrato con via Selinunta. Prego, consigliere Coia. La presento io. Allora, questa qua penso però che è facile sa rispondere, assessore Morgia, perché ne avevamo già parlato. E praticamente mi è stato segnalato da alcuni cittadini del Quadraro la pericolosità relativa ad un incrocio, quello tra via del Quadraro e via Selinunte. All'interno di quell'incrocio c'è anche una strada chiusa, via Viviani. Dicevano che in prossimità di quell'incrocio le macchine vanno molto veloci, spesso capita che ci siano insomma degli incidenti. Parlando e confrontandomi con l'assessore Morgia si era evidenziato che era impossibile fare una rotatoria. La rotazione è firmata soltanto da Coia. No, perché però vabbè, l'ho preparata io. Prego. Non ho dimenticato di firmarla. Io se volete la presento, però magari non sa neanche. Ormai è iniziato, prego. La legge, che così sapete. Prego. Vabbè, praticamente era impossibile farci una rotatoria, sembra che hanno fatto il sopralluogo i vigili ed era impossibile mettere un semaforo che insomma, regolamentasse un po' il percorso. Si chiedeva se era almeno possibile fare una segnaletica orizzontale di attraversamento un po' più evidente e se ci fossero almeno fondi o possibilità di fondi per fare dei lampeggiatori ottici in prossimità del semaforo che intimino alle macchine di rallentare. Grazie. Prego, assessore. Consigliere Lozzi, Presidente del Consiglio, consiglieri, il tema che ha posto la consigliera Lozzi è sicuramente un tema importante e delicato per la viabilità e la sicurezza dei cittadini del settimo municipio. Questo perché, come esprimeva la stessa consigliera, ha una storia. Gli uffici municipali della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico si sono più volte occupati di questo incrocio perché è evidente a tutti che, essendo via del Quadraro una via di percorrenza molto forte, del traffico molto intenso di uscita dal nostro quartiere verso via Appia Nuova e nell'ingresso nella città dall'Appia, nel nostro territorio, e essendo l'incrocio diciamo interessato da diversi punti di attrattiva, ci sono due scuole, c'è una chiesa, c'è un impianto sportivo, è chiaro che la pericolosità è... Non mi compete per delega. Diciamo, ce ne siamo interessati anche negli anni passati. La Polizia Municipale continua, su mia sollecitazione, a seguito di questa interrogazione, a sostenere che nella rotatoria, nel semaforo sono gli strumenti idonei, perché la sicurezza viene sempre al primo posto, però bisogna pure tenere conto degli elementi di fluidificazione del traffico, proprio perché via del Quadraro, per i motivi che enunciavo prima, rappresenta una delle vie di sfogo del traffico tangenziale. Proprio per questo con gli uffici abbiamo concordato di un rafforzamento della segnaletica, non solo quella orizzontale ma anche quella verticale per gli attraversamenti pedonali, attraverso un
rafforzamento di questa segnaletica, o l'apposizione di segnaletica di attraversamento dei bambini, di segnalazione dell'attraversamento pedonale e di un rallentamento, una segnaletica orizzontale di rallentamento ottico. Avete visto quelle bande orizzontali che ci sono lungo le corsie nei tratti di particolare pericolosità. Per quanto riguarda i segnalatori ottici, io anche a qualche altro consigliere in qualche altro punto lo aveva richiesto, sono sicuramente un elemento pure importante, però dico a tutti che un segnalatore ottico costa più di 5.000 euro e rispetto alle risorse che abbiamo sulla segnaletica è di difficile estensione rispetto alle criticità degli incroci pericolosi che abbiamo sul territorio. Grazie. Grazie assessore, prego. La replica non c'è, vabbè. Interrogazione numero 8, presentata sempre dai consiglieri Lozzi e Coia, riguardante le occupazioni di immobili in via Spilicone. Chi la presenta? Consigliere Lozzi, prego. Quando ho avuto la polmonite scrivevo. Allora, come tutti sappiamo, il problema delle occupazioni INPS in via Flavio Silicone ultimamente sta aumentando, è aumentata perché si stanno spargendo e anche su viale San Giovanni Bosco ci sono tanti altri negozi in alcune vie di cui neanche ricordo i nomi che mi sono state segnalate ultimamente, quindi il problema è molto sentito. Noi l'altra volta avevamo detto sì, le forze dell'ordine hanno sott'occhio la situazione, il problema è che la percezione anche che hanno gli abitanti di essere abbandonati a loro stessi e di non avere nessun potere né nessun appoggio per poter frenare questa situazione. Come torniamo a ripetere, in questo contesto particolare il problema non è solo legato all'emergenza abitativa, c'è tutto un discorso di criminalità che si sta impadronendo del territorio, quindi volevamo sapere se nei mesi che sono trascorsi ed essendo comunque peggiorata un po' la situazione c'è qualche idea per poter affrontare in maniera più incisiva da parte del municipio la situazione. Grazie consigliere Lozzi, risponde la Presidente, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, evidentemente la situazione di via Flavio Stilicone ha interessato questa consigliatura dal giorno stesso dell'insediamento e abbiamo provveduto a una serie di iniziative che in qualche modo hanno avuto intorno a novembre del 2013 anche da parte dell'INPS finalmente la presentazione agli organismi di controllo locale, prefettura, commissariato e municipio, di intervenire a salvaguardia della legalità. E sono state denunciate da tutti occupazioni abusive, prostituzione, racket e criminalità organizzata. E noi abbiamo interessato direttamente il commissariato Tuscolano e il comando di pubblica sicurezza che si sono più volte recate sul posto per controllare e alzare le relative sanzioni. Loro ci hanno assicurato un costante monitoraggio. Poi il 7 novembre 2013 la Presidenza ha interessato l'Avvocatura Capitolina al fine di individuare le reali azioni che il municipio, nell'ambito delle proprie competenze, potesse intraprendere. Per ora non ci è arrivata nessuna risposta. E poi noi il monitoraggio che abbiamo promosso con nota del 10 dicembre 2013, a seguito di assicurazioni del locale commissariato di pubblica sicurezza, il direttore del municipio mi ha riferito che hanno organizzato un gruppo per controllare anche le occupazioni abusive che erano state segnalate. Il 16 aprile ci riferiscono di aver inviato alla Procura della Repubblica, a seguito dei sopralluoghi effettuati, iniziati appunto il mese precedente, numero 19 comunicazioni di abusi in via Flavio Stilicone ed in via Messala Corvino. Per i locali situati in viali Giovanni Bosco, ex Bonfantini, si stanno ancora svolgendo indagini in quanto gli stessi potrebbero essere interessati da cambio di destinazione d'uso.
E poi l'unità tecnica competente mi riferisce di aver perseguito numero 13 cambi d'uso in via Flavio Silicone e numero 3 in via Messala Corvino, già con emissione di DD e di quant'altro necessario. Poi i vigili del NAE effettuano, per quanto di loro competenza, continui controlli. La situazione risulta ancor più complessa in quanto trattasi di edifici di proprietà privata IMSS ed il municipio, per ulteriori azioni, resta in attesa della risposta dell'avvocatura. Consigliere Lozzi, la replica? No. Allora, passiamo adesso all'interrogazione numero 9, la riparazione del tratto di marciapiede di fronte al mercato Tusculano III. Prego, consigliere Matron. Allora, buongiorno presidente. Sto calmo. Sto calmo perché sennò mi dovrei arrabbiare, perché non ho mai visto un'interrogazione che un consigliere interroga, la presidente risponde, il consigliere replica, la presidente rireplica. Questo regolamento sta facendo acqua da tutte le parti. Presidente, visto che ha letto attentamente la mia mozione, articolo 58, vedo che lei non applica molto bene il regolamento. E questo mi sembra che è una cosa abbastanza grave in questo consiglio. Mi rimangono 2 minuti e 30 secondi. Adesso dico per quale motivo ho presentato, diciamo, questa provocazione, questa interrogazione è una provocazione all'assessore, per due semplici motivi. Il marciapiede sta lì nonostante è passato in commissione il sollecito, dove siamo stati assicurati che sarebbe stato riparato. La commissione non credo che abbia fatto qualche cosa, perché vedo che non si riunisce più, non riesco a capire, con tutti i problemi che ci abbiamo, che problema ha questa commissione, perché evidentemente sarà proprio questa commissione che ha dei problemi. E allora dico, com'è possibile che un marciapiede, dove già l'ho detto l'altra volta, se si ricorda assessore, la gente casca, si rompe i polsi, però noi non riusciamo a ripararlo. Però l'anticipo, una riparazione è stata fatta l'altra settimana. Ah, lo sa? Ha visto che è bravo assessore, è molto attento, ma non credo che sia stato perché l'ha sollecitato assessore. No, penso di sì assessore, penso proprio di sì. Lei gioca, continua a giocare, è un gioco che si fa sempre più duro, assessore, come la risposta che ha dato per i segnalatori ottici, 8.000 euro due segnalatori mi sembra eccessivo, come non ha risposto attentamente all'interrogazione dicendo che un altro incrocio molto pericoloso è la parallela, è via Lucio Sessio, via Verzio Lucino, che sono 4 anni che c'è un progetto approvato con tanto di spesa, con tutto quanto, ma lei altamente, volando molto alto, quindi evidentemente non frequenta gli incroci perché vola alto, e allora non capisce le pericolosità degli incroci. L'incrocio via Viviani è una strada senza uscita, è un po' difficile mettere i semafori, questo lo do di subito, quindi è una cosa differente. Primo, secondo poi che lei mi mette rallentatori, per quale motivo non li ha messi anche a via Lucio Sesso, incrocio con Fabrizio Lucino a 100 metri, nemmeno 70 metri. Andiamo oltre al marciapiede. Dopo aver segnalato attentamente, scrupolosamente la problematica, dove l'ho riportata nuovamente in commissione quando si è riunita, l'ultima volta credo che sia successo, credo circa un mese fa che si è riunita, poi ci sono stati problemi tecnici dovuti al Presidente e pertanto questa diciamo, commissione non sta lavorando, ma lo dimostra anche questo, assessore, lo dimostra il fatto che nonostante un consigliere, come ha detto prima Monica Lozzi, che è stata sollecitata per l'incrocio di via del Quadraro, via Selinunte e via Viviani, è stata sollecitata dai cittadini, anch'io sono stato sollecitato dai cittadini, nonostante che il mio sollecito l'ho riportato in commissione, e signor Presidente, sono passati circa 7 mesi, 7 mesi da quando ho fatto la convocazione, la comunicazione, non stiamo parlando di un giorno, stiamo parlando di 7 mesi per rifare 20 metri, una striscia di 20, 15 metri di marciapiede per 3, una cosa senza rimuovere l'asfalto sottostante, ma rimettendo soltanto il tappetino in superficie, quindi un costo molto irrisorio per questo municipio, visto che spende tantissimi soldi per altri marciapiedi che dopo andremo a vedere. Pertanto chiedo solo questo, signor assessore, visto che lei oggi è stato molto attento a venire,
se mi risponde per quale motivo, dopo che io ho fatto l'interrogazione, è stato fatto il marciapiede. Dopo 7 mesi che non ci si lavorava, dopo l'interrogazione è partita la riparazione del marciapiede. Forse è una coincidenza? Forse perché lei è intervenuto? Beh, se è intervenuto è ancora più grave, assessore, perché le dico che se lei era intervenuto doveva intervenire 7 mesi fa, quando la commissione sua, presieduta dal consigliere Cofano, beh, io penso che doveva intervenire in quel momento, perché se lei riscontra in quel momento la pericolosità, è grave che dopo 7 mesi lei mi dice l'ha fatto fare perché lei ha fatto l'interrogazione. È una parola molto grave che viene da lei, signor assessore, non me l'aspettavo. Credo che questo è un autogol per lei. Vediamo adesso come mi rivelerà, perché giustamente mi dirà, poi io risponderò e poi andremo avanti. Grazie. Grazie, consigliere Matrona. Assessore, prego. Allora, consigliere Matrona, non era tutt'altro che irriverente la battuta, ma era solo per stemperare l'aria. Non è merito mio, ma gli uffici sono chiamati a un duro lavoro in questo municipio. Un duro lavoro che mediamente viene riconosciuto, è tra i migliori nella città, lo dico a merito di tutto il consiglio, perché pure parte di questo va a merito dei consiglieri che sono attenti rispetto alle esigenze del territorio, segnalano e per quanto è possibile se ne corrisponde. Io la dico con serenità, poi posso anche sbagliare, ma non ho trovato nei verbali di commissione una segnalazione rispetto a quel tratto di Viale Spartaco, però posso anche sbagliare. Per il resto io ricordo a tutti quanti noi che abbiamo passato un periodo molto difficile dal punto di vista dei dissesti stradali e della pericolosità della circolazione. È su questo che gli uffici si sono dedicati prioritariamente, anche su mia indicazione. Io credo che questa segnalazione, quando è stata fatta per le vie, diciamo, brevi, anche al sottoscritto da parte del consigliere Matrona per le scale, dopo non è passato tanto, forse 30 giorni che è stata superata, almeno parzialmente, la criticità con la colmatura in quel tratto di marciapiede, che peraltro, a detta degli uffici, ha bisogno di un intervento ben più radicale, che dovrebbe impegnare circa una 15.000 euro, che, sapete bene, sulla manutenzione straordinaria non ci sono, e su quella ordinaria è difficile da impiegare. Cerchiamo di fare il meglio per il bene dei cittadini e col contributo di tutti. Grazie. Consigliere Matrona, una breve replica. Beh, assessore, ripeto, è molto grave quello che dice. È molto grave, assessore, quello che sta dicendo. Lei non ha letto nei verbali, oppure non ha saputo, lei non ha letti, non li ha letti i verbali, perché il suo presidente ha scritto agli uffici dicendo di fare il marciapiede. Quindi lei, poi da assessore, quando parla, io crederei che si informi, perché 15.000 euro da, diciamo, dall'altra consigliatura, e l'altra consigliatura sarebbe stati 10.000, siamo arrivati alla nuova consigliatura, sono diventati 15. Se andiamo con questo sistema di lavoro che dice lei, che deve impegnare tutto quanto, tutto il marciapiede, non serviranno più 15.000, perché dovremo aspettare il nuovo preventivo, il nuovo consuntivo, il nuovo tutto, quindi non faremo altro che far lievitare di più l'importo, che da 15 diventa 20.000, 25. Quindi io non mi ritengo soddisfatto della risposta, perché questa stessa risposta me l'ha data, è come un libro stampato, lei parla con me, me l'ha data circa 2 mesi fa, quando ho fatto la prima interrogazione sempre sul marciapiede, e sempre su quel marciapiede mi ha detto: tutto a posto, consigliere, domani stanno intervenendo. Questo è successo più di 2 mesi fa, gli uffici hanno l'interrogazione, anche se la risposta vuol dire il consigliere interroga, l'assessore risponde e il consigliere replica. Ecco perché mi sono battuto, perché negli atti, a parte la registrazione se è in essere,
Gli atti purtroppo non parlano, perché in quelle interrogazioni ci doveva essere scritto quello che ha detto lei. Ha detto le stesse cose, ma l'ha detto 2 mesi fa, assessore. Vedete che ha dimenticato? E 2 mesi fa mi ha detto che la commissione ne era al corrente. Dopo 2 mesi lei mi dice che ha letto i verbali. Beh, assessore, mi dispiace, non mi ritengo assolutamente soddisfatto la risposta, anzi lascio proprio cadere il discorso, credo di andare avanti diversamente. Grazie, assessore. Grazie, consigliere Matronova. Allora, interrogazione numero 10, sempre presentata al consigliere Matronnola, riguardante il rifacimento del marciapiede viale Opita Oppio, angolo via degli Opimiani. Prego. Allora, prima ha detto che gli uffici sono chiamati a un duro lavoro e che nessuno ha nulla da eccepire, per carità. Sappiamo come lavorano gli uffici sotto organico, con poche risorse economiche, sappiamo tutto. Però lei mi dovrà dire, assessore, per quale motivo ha fatto il marciapiede davanti al ristorante Casa D. È una cosa, sono rimasto quando sono passato, che ho visto smantellare quel marciapiede. Parliamo, se non erro, così a occhio, di circa 100 metri quadrati? 70? 60? Allora, diciamo che prende le 2 entrate del ristorante, pare. Se l'entrata sono 4 metri, 4 e 4, 8, 10 per 4, sono 40 metri quadri. Davanti al ristorante. È quello che voglio capire, assessore. Io vorrei sapere per quale motivo è stato rifatto. La risposta lei mi dovrà dare sicuramente. Con quali fondi è stato stanziato? È stato rifatto? I parapedonali. Quella è una cosa grave. Non sono stati messi adesso. Mi dicono. Sono stati messi prima. Davanti al ristorante. Cioè parcheggiavano le macchine dentro al ristorante? È una cosa. Quella è una cosa no assurda. Mettere circa 15 parapedonali davanti a un ristorante, senza motivazione, perché adesso lei mi dovrà rispondere qual è la motivazione. Non ci sono motivazioni per mettere 10-12 parapedonali davanti a un ristorante, è assurdo spendere, via Opita Oppio, è assurdo spendere dei soldi per mettere 12 parapedonali, 12-14, e recintano tutto quanto il ristorante. Per evitare che cosa? Che le macchine mettevano il muso sopra il marciapiede? Quello forse è la motivazione. Ma lo stesso problema ce l'abbiamo a Viale Sparto, che abbiamo parlato prima. Le macchine, i camion parcheggiano con il muso sul marciapiede, eppure i parapedonali non li abbiamo messi. Abbiamo diverse strade dove parcheggiano sopra il marciapiede le macchine, ma non li abbiamo messi. E poi mi dovrà dire se rientrano nel piano di investimenti, qual è l'annualità, la relativa annualità. E dove risultano inseriti detti costi. Grazie. Prego, assessore. La consigliere Matronnola, visto che è così attento, avrà sicuramente notato che in quel quadrante di via Opita Oppio con via degli Opimiani si erano create nel tempo diverse difficoltà, così come su via degli Opimiani all'angolo con via Egerio Levia, che sono state tutte dagli uffici superate, i transennamenti, le voragini, diciamo la cabina, la conchiglia detta in gergo della CEA, che era prospiciente l'angolo della scuola. Questi facevano parte tutti di una cura di quel quadrante che presenta, come lei sa, diverse difficoltà. Quello è un quadrante dove una piccola buca si trasforma rapidamente in voragine per le caratteristiche geologiche del suolo. All'angolo di via degli Opimiani con via Opita Oppio, prospiciente l'esercizio commerciale, si era creata una voragine che oltre a procurare l'incolumità dei passanti e di coloro che accedono al ristorante, rischiava di allargarsi. Gli uffici
parlano di un tratto di marciapiede in questione, quello facente rappresentato nella interrogazione, di 3 metri per 5 circa. Quindi insomma, sito in via Opita Oppio, angolo con via degli Opimiani, è stato rifatto parzialmente a seguito del ripristino dello stato dei luoghi e di una voragine ivi presente. Non solo, si è proceduto anche alla chiusura di un preesistente passo garabile, se ci avrà fatto caso, insomma, io dopo vado a vedere i lavori con il mio ufficio, che era adibita ad attività non conforme, e gli uffici, così come è previsto dalla normativa, si sono attivati per la riscossione coattiva della spesa, perché il passo garabile è stato chiuso e lei, come sa, quando viene chiuso un passo garabile, io non so se lei fa il consulente agli uffici, a me, no, io sono contento che abbiamo dei consiglieri così preparati a aiutare gli uffici. No, io consigliere la trova, poi a 3 minuti per replicare, su. Io ne sono come dire contento, come tutti quanti, il consiglio, sicuramente poi il consenso che avrà sarà dovuto pure alla sua capacità tecnica. E i fondi con cui è stato eseguito questo piccolo intervento, che è più piccolo di quello di Viale Spartaco come metratura, è fatto con la manutenzione ordinaria, è costato meno di un migliaio di euro. E i parapedonali che sono stati apposti proprio per i motivi con cui diceva lei, prospicente il ristorante, sono stati messi proprio perché quel tipo di attività ha anche la possibilità dell'occupazione di suolo pubblico, che un parcheggio sulla marciapiede sicuramente impedirebbe. I parapedonali che erano già in sede, cioè in municipio, sono stati integrati con l'apposizione di un ulteriore dissuasore di sosta a protezione del transito pedonale. Questo quanto è dovuto. Grazie. Consigliere Patronola. Prego. Scusi signor Assessore, ma io certe risposte non le capisco, cioè non capisco neanche dove ha preso queste informazioni. Allora, la voragine non c'è, Assessore, non c'era. Che lei mi dice che è stato rifatto parzialmente, le dico che è falso, è stato rifatto totalmente, è stato rimosso tutto il tappetino esistente, non c'era voragine, c'ero io quando stavano facendo i lavori, Assessore, quindi che lei mi dice che tutta quella parte è interessata, sta dicendo il falso, perché se lei ha messo i parapedonali lì, perché quello ha l'occupazione, è vergognoso quello che sta dicendo. È vergognoso, non può mettere l'occupazione, ci sono i vigili che vanno a controllare se parcheggiano, non è il municipio che ha tutela l'occupazione del suolo pubblico, Assessore, ma come gli viene in mente una risposta del genere? Ma lei è l'assessore dei lavori pubblici, c'è un assessore che mi risponde che ha messo 10 parapedonali davanti a un ristorante perché c'è l'occupazione dell'attività. Su 3 metri di marciapiede, quando lei sa che se sta a 3 metri, se sono 2 metri e 90 non c'è occupazione, e io non ho visto i tavoli di fuori là, non c'è l'occupazione là di fuori, Assessore, io ci passo tutti i giorni, come fa a dare una risposta del genere al sottoscritto? Come fa a dire Matronola sta sbagliando, Matronola abbiamo rifatto parzialmente come lei sa, io so che se lei ha messo i parapedonali là, li dovrebbe mettere anche di fronte al bar di fronte che c'ha l'attività, li dovrebbe mettere anche di fronte all'alimentazione, dovrebbe mettere in tutta la zona, Assessore, non li deve mettere soltanto lì. La voragine che lei dice, che lei parla via Gerio Levi, non c'entra niente, sta alle spalle, sta a 100 metri, Assessore, noi stiamo parlando di via Opito Oppio, angolo via degli Opiniani. Ma come mi fa di una cosa del genere, Assessore? Ma come faccio a dire io sono soddisfatto? Cioè lei mi dice 3,50 per 15 metri quadri sono costati 1000 euro e perché non fa subito il marciapiede a Viale Spartaco con 3000 metri? Cioè, ma io dico, ma stiamo scherzando? Cioè abbiamo dei marciapiedi disastrati e lei mi dice che 40 metri quadri ha pagato 1000 euro. Assessore!
Assessore, lei mi deve dire, sulla mia interrogazione c'è scritto, se no la ripropongo, ancora più tosta, dove ha preso i soldi sulla manutenzione? No, lei quella mi ha detto, lei, che era un piano programmatico, che viene la pluriannualità di anni addietro. Non è così, assessore. Lei, io non voglio usare il termine forte su quel marciapiede, assessore, non lo voglio, perché siamo in streaming e sarebbe troppo forte. Quindi lei, le dico soltanto questo, ha sbagliato a dire che è stato rifatto parzialmente, perché è falso, è stato rifatto totalmente, non è stata ricoperta la buca, è stato smantellato tutto il tappetino, riportato sullo stato vergine, rimesso sulla puzzolana e rifatto tutto il tappetino. Due, mi dice che lei ha messo i parapedonali perché c'è un'attività, è falso, non lo può fare. Terzo, lei che ha fatto, ha recuperato il passo carabile coattivo, e adesso allora io gli faccio un'interrogazione, io adesso vorrò vedere l'importo che lei ha recuperato lì, perché se non l'ha recuperato, assessore, e lei l'ha detto, siamo stati qua, scatta la denuncia, perché non è vero che è stato recuperato la chiusura del passo carabile, assessore. E allora, se lei dice una cosa del genere, è una cosa molto grave. Se lei mi dice che è stato recuperato quello coattivamente, adesso vediamo qual è la coattivazione che lei ha fatto, dobbiamo vederla. Grazie, consigliere Matosera. Vedremo, andremo avanti. Grazie. Allora, interrogazione numero 11, presentata dai consiglieri Lozzi, Coia, Giuliano, Cerconi, riguardante il disagio creato dai mezzi AMA in via dei Castelli Romani. Chi la presenta? Consigliere Lozzi. Allora, oggi ho monopolizzato il consiglio. Allora, praticamente in via dei Castelli Romani, cioè in zona Arco di Travertino, dei cittadini hanno prima contattato noi del Movimento 5 Stelle e poi Fratelli d'Italia su un problema che da qualche anno li affligge. Lì ci sono degli uffici AMA dove praticamente i furgoni dell'AMA la mattina e durante la giornata dovrebbero andare a prendere il personale, ma spesso stazionano anche per molte ore a carico pieno anche nel piazzale antistante, impedendo praticamente l'accesso per parecchio tempo alle abitazioni. Mi sembra che sono tre palazzine che stanno in quella zona e gli bloccano completamente il passaggio. Sappiamo che per un errore di progetto il loro parcheggio interno è inaccessibile ai camion, però è anche vero che magari l'evitare di sostare per tempo prolungato su un piazzale che è accessibile a tutti, cioè una strada che uno utilizza per raggiungere i condomini che sono lì, quindi è praticamente una situazione di disagio che sono già qua, almeno da quando noi ci siamo insediati è già qualche mese che continuano a sollevare. Volevo sapere se era possibile aprire un'interlocuzione con quegli uffici per capire se è un disagio risolvibile oppure no. Grazie. Lei, consigliere Lozzi, presidenta. Sì, allora, questa situazione è una situazione che avviene già da qualche anno. Noi prima, perché si trova nell'ex nono municipio, abbiamo interpellato l'AMA e sottoposto il problema anche al Dipartimento, senza evidentemente ottenere nessun risultato. E questa mattina è venuto il nuovo presidente dell'AMA a trovarmi in municipio per una riunione che io avevo chiesto, perché ovviamente non era questo il tema esclusivo, ma il tema riguardava proprio la situazione in generale in cui versa il settimo municipio, e che, non rientrando oggi o diciamo nei prossimi mesi nella raccolta differenziata porta a porta come già sta avvenendo in altri municipi, io ho richiesto un piano B che possa essere nel frattempo applicato al nostro municipio, perché necessita insomma di un riordino generale. Ora, questo riordino che dovrebbe avvenire sul nostro territorio, il dottor Fortini mi ha diciamo in qualche modo confortata, perché ha a che fare con il riordino che si sta perseguendo all'AMA, sia nel management, dunque nella direzione generale, che dovrebbe poi avere una ricaduta concreta e consistente nella gestione, nel controllo e nel monitoraggio di ciò che avviene nei territori.
perché è evidente che la situazione che la consigliera Lozzi segnalava è una situazione, insomma, che conosco bene da anni, e dopo averla segnalata, interpellato, chissà per qualche piccolo periodo ottenuto qualche cosa, nella realtà non si è mai modificata. Allora, io credo che ciò, insieme a tante altre criticità che i cittadini sono costretti a subire o comunque ad affrontare, potrà essere risolto come conseguenza di un riordino e di un ripensamento di quello che sono i servizi AMA e la sua organizzazione. E colgo l'occasione per dire che ho anche chiesto un'assemblea pubblica con la presenza del presidente dell'AMA e della direzione dell'AMA, che terremo probabilmente verso la fine del mese, in modo che si riuscirà da parte loro a presentare e rappresentare quali sono gli obiettivi a largo raggio, ma anche medi ed immediati, e da parte della cittadinanza di poter confrontarsi, insomma, su questioni che riguardano proprio la qualità della vita. Consigliere Lozzi? Vabbè, d'accordo. Allora, passiamo l'interrogazione numero 12, presentata dai consiglieri Cerquoni, Giuliano, Tredicini e Lozzi, riguardante l'impianto sportivo di via Amantea. Chi la presenta? Consigliere Cerquoni, prego. Sì, sì, sì. Buongiorno a tutti. Faccio una precisazione sull'oggetto dell'interrogazione, che ovviamente, se avete letto l'interrogazione, non è l'impianto sportivo, piuttosto ciò che è successo all'interno del centro civico è spiegato abbastanza bene, credo, nell'interrogazione. Ho cercato di spiegare in breve quello che è successo, non partendo dal 2008, ma in un periodo abbastanza breve, e cercando di in realtà interessare, di mettere in modo chiaro l'interrogazione. Non ho molto da aggiungere, perché penso non ci sia poco da aggiungere, semplicemente chiederei, vorrei rileggere i punti e precisamente mi sono richiesto l'ammontare dei danni riportati a causa dell'incendio, se è stata effettuata la riparazione del quadro elettrico e verificata l'agibilità dell'intera struttura, quali fondi sono stati utilizzati per riparare i danni, se ancora non sono stati riparati i danni e verificata l'agibilità, perché la struttura viene utilizzata. E qui premetto, non so se mi risponderà il Presidente o l'Assessore, ciò che volevo sottolineare è il fatto che i vigili avevano dato l'assenza di agibilità qualora non fosse stato riparato anche solamente quella stanza, quindi l'intera struttura non era agibile se quella stanza non fosse stata riparata, e ciò viene desunto ovviamente dal verbale, non me lo sono inventato io, e quali misure e quali procedure il municipio sta mettendo in atto per risolvere la situazione. Il problema qual è? Che questa cosa va avanti non da ieri, sono anni, e dal 2008 che ci portiamo avanti questo tipo di situazione. Io, in qualità di Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, l'ho più volte proposto, mi è stato detto che non era neanche compito della Controllo e Garanzia, ma di altre commissioni. Avendolo più volte portato all'attenzione di tutti quanti, Consiglio compreso, oggi mi chiedo come mai nessun altro se ne è fatto carico, nessun'altra commissione. In più, e questa non so se è una notizia che magari il Presidente ci può dare, l'area adesso sono state messe delle telecamere a sorveglianza dell'area. Questo vi è stato fatto da privati, è stato fatto dal municipio, con quali soldi viene fatto, e come mai noi non riusciamo oggi ad andare avanti? Questo è un po' quello che ci stiamo chiedendo, anche perché, sapete, non so se il Presidente è informato, però magari, ecco, qualche associazione dice: vi lasciamo un pezzo di verde per i ragazzini, ci montiamo una rete da pallavolo, ci sistemiamo un po' così senza fare troppo rumore. In realtà questo è un problema di legalità e di sicurezza che va avanti da talmente tanto tempo che forse è il caso di metterci le mani. Io vorrei sapere che cosa, se stiamo facendo qualcosa, che cosa stiamo facendo,
come vogliamo procedere, insomma, il resto delle risposte alle mie domande. Aspetti, prima che finisce, Presidente, mi dispiace dirlo, però io avevo presentato un'altra interrogazione, ora il Presidente mi dirà che non c'entra niente. Io l'ho presentata il 16.04 e mi è stato detto che a sua discrezione, no, lo volevo dire davanti alla telecamera. Signora Cercone, le risponderò in un altro momento. Sua discrezione. Prego, chi risponde all'interrogazione? Era sempre sul pupo. Chi risponde all'interrogazione? E andiamo avanti, lo dico alla telecamera, perché così almeno. Consigliere Cercone, non glielo permetto, consigliere Cercone, non glielo permetto, mi dispiace, lei ha fatto la sua interrogazione, finisce là. Il Presidente ha deciso. Le tolgo la parola, consigliere Cercone. Allora, chi è che risponde? Una cosa molto importante, che l'assessore non poteva rispondere poi a risposte, non so, perché non gli sono state passate le interrogazioni o comunque gli atti. Io non so se questo è vero o no, però dico una cosa, ai cittadini di quello che succede negli uffici o tra di voi non gliene frega niente. Grazie, Presidente, prego. Grazie Presidente. Allora, nella passata consigliatura sono state assegnate provvisoriamente a una quantità di associazioni del quartiere questo centro civico di Via Polia perché in attesa del perfezionamento e dunque dell'acquisizione per poi poter procedere alla realizzazione di un bando e dunque di un'assegnazione. E questa struttura è stata recentemente interessata da questo incendio che ha interessato un locale di 5 metri quadri situato al piano terreno, dove risulta ubicato il quadro elettrico generale dell'intero immobile. Le fiamme hanno inoltre interessato anche il solaio superiore relativo al corridoio contiguo. La porzione di fabbricato a sinistra dell'ingresso principale risulta inagibile perché compromessa dai fumi, mentre la parte destra non risulta interessata. L'inagibilità totale inizialmente ventilata derivava dalla mancata energia elettrica. Le associazioni affidatarie del centro civico, seguite dai tecnici con relativi permessi municipali, hanno provveduto, attraverso la comunicazione che poi se n'è data il 2 aprile 2014, all'inizio lavori per la sostituzione del quadro elettrico facendosi carico delle spese. Gli interventi sono stati affidati alla ditta SAP SRL e la società è in possesso delle relative abilitazioni tecniche. A fine lavori si prevede il rilascio della certificazione di legge. Da un computo metrico effettuato dalla competente UOT, le spese per la totale risistemazione sono pari a 125.000 euro compresa manodopera ed IVA. La struttura viene utilizzata relativamente alle parti non compromesse dall'incendio, il municipio si sta adoperando, e adesso vi spiego, affinché questa struttura possa essere acquisita al patrimonio comunale e dunque destinata al municipio. Abbiamo intrapreso con il Dipartimento una serie di riunioni per venire a capo di questa storia, perché c'era una commissione aperta da moltissimo tempo che è stata poi chiusa in questa consigliatura, dove per tutta una serie di ragioni, compreso il fatto di non possedere, visto che la società che aveva realizzato l'opera nel frattempo era fallita, la commissione ha emesso un parere di non collaudabilità. Ora, come voi potete capire, non esisterebbe l'idea di un qualche cosa che non si può collaudare, cioè una questione che si può collaudare in base a delle determinate prescrizioni o necessità di ulteriori verifiche o ulteriori lavori. Allora, questo dato, che è già qualche cosa, perché invece per credo un anno e mezzo si è rimasti senza nessun tipo di definizione, anche perché poi nel frattempo erano avvenute delle mancanze, vere e proprie, di uno dei membri della commissione.
Ora noi siamo rimasti d'intesa con il Dipartimento che il Dipartimento interessato più il nostro ufficio tecnico avrebbero provveduto a definire il percorso che portasse alla, diciamo, alla collaudabilità, dividendo e specificando ciò che rispetto al progetto originale era stato realizzato, ciò che ancora manca, e in modo tale che il patrimonio possa diciamo, richiedere eventualmente i danni, poi questo è un tema di avvocatura, ma nel frattempo noi possiamo acquisire l'esistente e renderlo, diciamo così, patrimonio comunale e poter procedere alla, chiamiamola così, fra virgolette, regolarizzazione della situazione attraverso l'indizione di un bando, bando che poi verrà successivamente definito, insomma, per poterlo destinare a attività territoriali civiche, come poi di fatto sono quelle che rappresentano le varie associazioni. Dunque si sta lavorando per riuscire a rendere questa struttura patrimonio comunale destinato ad attività del territorio municipale e per poter, insomma, regolarizzarla attraverso il bando e la destinazione, insomma, dello stabile. Consigliere Cerqueni, prego. Allora, replico, la ringrazio, intanto così sappiamo che il Dipartimento e l'Ufficio Tecnico si stanno muovendo per l'acquisizione, ci ha dato un'altra notizia importantissima che è quella di un futuro bando appena riusciremo a rimettere a posto la situazione. Forse mi è sfuggito qualcosa, perché non ho capito bene se la SAP SRL ha concluso i lavori e quindi lo stabile è agibile, perché se lei ci passa davanti e fa un giro per il parco, i lavori? E perché la gente già c'è dentro? Perché stanno facendo, diciamo così, la verifica per poi decidere se potranno entrare o meno, ma non è che stanno già dentro. Sì, sì, sì. Guardi, Presidente, le dico io che stanno già dentro, perché ho capito, ma ufficialmente no, non è una risposta. No, scusi Presidente. Prego, consigliere Cerqueni, prego. Concludo, perché nel momento in cui c'è un pericolo anche di non agibilità, perché per il momento la ditta non ha terminato i lavori, che poi 125.000 euro vedremo da chi sono stati tirati fuori, come sono... se sta dicendo quello che io non ho detto devo replicare, perché io non ho detto che sono stati... Io non ho detto niente, signor Presidente, veramente... Per favore. Il punto metrico è stato stimato a 125.000 euro. Allora mi sono espressa male, dire io che ho detto è il valore dell'intervento, ma non è che sono stati tirati fuori da nessuno per ora. Sì, perfetto, sì. Saranno però da qualcuno, sarà pagata, perché sennò la ditta come fa? Per un quadro elettrico. No, mi premeva dire una cosa, che il fatto che il Presidente non sappia che ci sono delle associazioni può essere anche normale, però lo stabile viene quotidianamente utilizzato da delle associazioni e secondo me, alla luce di quello che è emerso, non è possibile. Bisogna prima renderlo agibile, e se la ditta ad oggi non ha reso agibile lo stabile, perché i vigili parlano chiaro, non l'ho scritto io il verbale dei vigili, Presidente. Del centro sportivo? No, io sto parlando, no, l'ho chiarita all'inizio, ho detto era sbagliata l'intestazione, il Presidente l'ha capito perché avendo letto... Dopo l'incendio. Però, scusate, allora, consigliere Cerqueni, niente, semplicemente come ha detto bene il Presidente, non è soddisfatto della risposta, no, per il momento non potrebbe essere utilizzato e delle persone, certo, ci sono ancora. Senta, dentro, io mi conceda la, sì, possibilità della verifica, vediamo poi, verificherò quello che lei mi sta dicendo. Ah, sì, sì, se vuole vado io, faccio le foto e gliele porto. No, d'accordo, grazie. Il numero 13 presentata dal consigliere Matronola, riguardante le strutture adibite a bar e servizi igienici pubblici all'interno del parco Monte del Grano. Prego, consigliere. Allora, tutti sanno che a Monte del Grano ci sono due strutture, una adibita, doveva essere adibita a bagno pubblico, e un'altra a un chiosco vendita. A tutt'oggi, da circa 7 anni, queste strutture sono abbandonate e si stanno deteriorando, e più che altro impediscono l'uso del parco. Perché? Perché
i fruitori del parco si recano all'interno del circolo Bocciofilo lì per i propri bisogni, quindi c'è un via vai non indifferente, pur sapendo che all'interno di questo parco, quando fu realizzato il parco, furono realizzate anche le strutture. Non capisco come mai Alemanno prima e Montino adesso, perché qui tutte le colpe le diamo Alemanno, però dopo un anno non c'ha colpa Alemanno. Oh, meno male. In diretta l'ha detto, signori, ha detto che Alemanno non ha nessuna colpa, è tutta colpa del sindaco Marino. Lo mettiamo a verbale, risponde così vediamo. E voglio dire, magari continuare a dire che all'interno di questo parco ci sono queste strutture che si stanno rovinando e non capisco per quale motivo non sono state riaperte e date ai cittadini come uso, è una mancanza grave, una mancanza dovuta, ho detto, e al sindaco Alemanno nei 5 anni precedenti, ma anche al sindaco Marino e forse ai 2 anni di Veltroni, perché ci stiamo, quindi ci sono state 3 consigliature differenti, fatto sta che le 3 consigliature, Veltroni, Alemanno e Montino era regionale. Vabbè, Marino a tutt'oggi queste strutture sono abbandonate. Allora vi chiedo se è intenzione di questo municipio, di questa presidenza o di questo assessore consentire l'uso di detti servizi, se è al corrente dei fatti verificatisi, perché lei sa che ci sono stati anche degli atti osceni in luogo pubblico la mattina, addirittura sopra una panchina è stato fatto, lì ci sono i fruitori del parco, che diciamo la mattina è gente anziana, pomeriggio sono un po' gente anziana e bambini, però hanno fatto insomma degli atti osceni in luogo pubblico alla presenza di tutti quanti e non c'era nessun vigile che interviene. Allora io le chiedo, certo, facevo parte dell'atto osceno, stavo da quest'altra parte, Presidente, non mi ha visto, strano, mi poteva vedere, però stavamo vicini. Allora ti chiedo, no, se è possibile che magari la nostra polizia municipale la mattina o nelle ore di fruizione del parco possa fare un giro, è come deterrente, cioè girare di giorno e guardare, insomma farsi vedere, visto che non è che come il parco degli acquedotti che non possono accedere perché si rompono le macchine, perché vogliono la jeep, l'elicottero, i cavalli, le motociclette, il motocross, lì devono soltanto parcheggiare la macchina davanti a Monte del Grano, farsi un giretto dentro al parco che è piccolino e fare vedere che esistiamo, che le istituzioni ci sono, vigilano dove possono vigilare. Lì possono vigilare perché è piccolo, il parco degli acquedotti magari lo chiediamo a qualche associazione particolare che può diciamo vigilare, oppure lo chiediamo ad altre associazioni molto vicine a noi, a voi e a tutti i cittadini. E allora concludo. Cioè se è possibile abbandonare in pieno giorno un parco, che basterebbe una stupidaggine per renderlo nuovamente fruibile in tutto e per tutto. Magari, se vuole, Presidente, ci possiamo andare a fare un giro insieme, ci facciamo un giro intorno e le faccio vedere come stanno queste strutture e come non vengono utilizzate. Grazie. Grazie, consigliere Matronola, prego. Sì, allora questo parco, consigliere, è un parco che ha una sua importanza perché è stato anche realizzato in ricordo dell'eccidio del Quadraro, dunque credo che sia e sarà insomma interesse del municipio poterlo rendere un parco agibile insomma e sicuramente anche in sicurezza. Ora il tema è che abbiamo ereditato sempre dalla passata consigliatura alcune questioni, però la passata consigliatura, che è durata 5 anni, evidentemente ha pensato ad altro e dunque l'iter del progetto è lungo,
e al momento non è ancora diciamo chiarito poi come riusciremo a venirne fuori. Allora, a seguito dell'approvazione della deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, ma proposta dalla direzione del servizio giardini con il parere del dirigente della competente UO, il 21 di marzo 2008, recanti indirizzi per la dotazione di servizi, la riqualificazione, manutenzione, insomma i famosi punti verdi di cui ricordo a tutti che oggi abbiamo ereditato una situazione che in tutto il territorio del Comune di Roma è veramente grida diciamo così vendetta per quanto abbia effettivamente reso poco chiaro e poco trasparente una serie di destinazioni di progetti che sarebbero lì dovuti nascere e poi in teoria con la giustificazione della gestione e manutenzione di aree verdi. Però a prescindere da questo, nel caso nostro questo punto verde bisognava nel 2009 esperire il bando che con DD nel maggio 2011 risulta vincitore la società Mondavi Onlus. Questa società è aggiudicataria del progetto e dunque della gestione di questo punto verde. A giugno 2011 viene richiesto alla Mondavi Onlus l'adeguamento del progetto alle prescrizioni della commissione valutatrice del progetto stesso. L'adeguamento è consegnato ad ottobre 2011. In data 9 ottobre 2012 il progetto viene inviato per il parere vincolante della Sovrintendenza Archeologica e Paesaggistica. In data 2 dicembre 2012 viene effettuata la conferenza di servizi in cui viene approvato il progetto esecutivo senza proporre alcun tipo di variante. Il parere della sovrintendenza non risulta ancora pervenuto ed il competente ufficio non può quindi predisporre i seguenti successivi atti, che sono in ordine l'inserimento del quadro economico nel piano investimenti di Roma Capitale, l'approvazione della giunta capitolina, documenti, i progetti sono attualmente in carico all'ufficio speciale di scopo, indirizzo e coordinamento punti verdi e di conseguenza noi al momento possiamo solo cercare di farci diciamo così supportare dai nostri vigili e da chi ne detiene insomma in qualche modo il presidio del territorio in attesa che questo iter venga perfezionato e possa raggiungere insomma una situazione in cui si possa procedere o all'assegnazione definitiva con diciamo le funzioni che erano previste o viceversa a un ripensamento del bando stesso e a una destinazione ulteriore successiva. Consigliere Matrona, soddisfatto, non soddisfatto? Allora, visto che ho fatto bene a rispondere prima, Presidente, quando gli dicevo che viene da Veltroni, perché 22 marzo 2008 il commissario straordinario era Veltroni, quindi era l'era di Veltroni, quindi poi dal 2008 i danni sono stati consolidati e siamo arrivati al 2011. 2011 abbiamo chiesto degli aggiustamenti per quanto concerne questo progetto, arriviamo a dicembre 2012 dove non sappiamo nulla, è subentrata l'amministrazione Marino nel 2013, è subentrata la Presidente Fantino nel 2013 e a oggi che siamo a maggio del 2014 vorrei sapere che cosa hanno fatto gli uffici, perché se lei mi dice si è fermata al 2012 la cosa mi preoccupa, perché quindi qui è il tempo che viene mangiato, perché ho detto 2008, 2011, 2012 e 2012-2014 c'è qualcosa che non torna. Allora se lei ha intenzione, se lei veramente ci tiene al nostro territorio, se lei ci tiene veramente a quel piccolo parchetto, beh io credo a questo punto si doveva interessare un po' prima dell'assessore Natali che si è recata sul posto, che ha guardato e ha visto, doveva vedere un attimo e venire
e venire sia tranquilla. I dati stanno, stessa Presidente. Io capisco che lei abbia risposto perché gli uffici gli hanno fatto una cronostoria ben, ben chiara, però io ribadisco, io ho fatto, cioè la mia interrogazione vuole dire in questo momento che cosa vuole fare il municipio? E lei mi risponde, dal 2012, così mi ha detto, abbiamo scritto e dal 2012 non sappiamo più nulla. È vero, Presidente? L'ha fatto capire, non l'ha detto, no, l'ha detto 2012, mi dica dal 2012 al 2014, visto che Alemanno, visto signor Presidente, io ascolto, eppure bene, mi riguardo pure la ripresa, signor Presidente, per migliorare gli interventi. Signor Presidente, le voglio dire, lei ha parlato chiaro, si è fermata al 2012, Presidente, il 2012 c'era Alemanno, è vero, ma nel 2013 è subentrato Marino e dal 2013, ripeto, forse sono ripetitivo, lo vedete, forse perché lei non ha capito quello che io ho capito, a distanza di un anno e mezzo, da dicembre a maggio, un anno e mezzo, noi stiamo fermi e non sappiamo che cosa fare. I servizi igienici sono rimasti chiusi, il bar è chiuso e la gente continua a fare gli atti osceni nel parco dopo un anno e mezzo e io non c'ero, vabbè. E poi quello che le dico, oltretutto mettono in difficoltà anche quel povero circolo bocciofilo che è adiacente al Monte del Grano, che è costretto, perché non può dire no se vogliono andare al bagno, per carità, è costretto a servire anche i servizi igienici. Quindi la signor Presidente, non posso ritenermi assolutamente soddisfatto della sua risposta in quanto la ritengo incompleta, vorrei che venga messa al verbale, insufficiente in alcuni punti, con i passaggi, e molto grave e lesiva nei confronti dei fruitori del parco, perché questa è la cosa grave, che non riescono a fruire del parco, e capire, non mi ha risposto che intenzioni ha, perché io volevo capire e lei non mi ha risposto, le lascio anche la replica, anche se il nostro regolamento non lo prevede, però le sto chiedendo che cosa ha intenzione di fare del chiosco e dei servizi, perché è ferma al 2012, badi bene Presidente, siamo nel 2014, può darsi che casca Marino come è cascato Veltroni dopo due anni, ricominciamo la storia, ha capito? Quindi la domanda è precisa, che intenzioni ha il Presidente, l'assessore competente, che è molto attiva e la stimo e la ringrazio per la sua presenza costante nel nostro territorio, in alcune parti del territorio, e sapere quello che vuole fare, signor Presidente. Può anche rispondere, gli do la parola. Grazie. Allora, ultima interrogazione, scusate, allora io devo fare un chiarimento su quest'ultima interrogazione, in quanto questa è stata presentata l'11 aprile e diciamo da parte della Presidenza questa interrogazione per sbaglio, quindi mi assumo tutta la responsabilità, è stata mandata all'assessore De Lillo, poi ci siamo accorti dell'errore ed è stata girata alla Presidente e all'assessore competente che è Morgia. Però l'assessore, diciamo, risponde. Allora, prego, così la notte. Ma scusa, mi risponde pure sul pup di Giulia Cristo? Allora, una semplicissima interrogazione. Signor Presidente? Signori Presidenti? Niente. Signori Presidenti, scusate, mi consenta, no, una domanda. Cioè, lei sta rispondendo, sta facendo rispondere a un'interrogazione che non è scritta all'ordine del giorno. Sì, sì. È scritta? Certo. Ha risposto l'assessore. No, deve ancora fare l'interrogazione. Aspetti, mi faccia finire, no? Così il matrone va. Mi faccia finire. Così, ma non, scusa, ma voglio dire. Ma non gli ho dato la parola, però. No, sto chiedendo per sapere. Per favore, su. No, siccome lei non mi ha respinto alla mozione articolo 58, siccome non è stata calendarizzata un'interrogazione presentata nei tempi utili e riguardava il PUP. Visto che c'è l'assessore, consigliere della notte, prego, presenti l'interrogazione.
appunto, una semplicissima interrogazione tecnica. È proprio tecnica, perché io sono una persona che vive nel mio quartiere, soprattutto ci cammina nel mio quartiere, e casca, sì io ci casco pure, e ci sono questi alberi in queste strade che non vengono potati da almeno 15 anni. Ci sono dei platani che fra poco arriveranno al quinto piano e in alcune strade sono riusciti a far da scaletta ai ladri per entrare nelle case. Ora, noi ci arrabbiamo quando ci tolgono gli alberi e poi ce li rimettono in posti sbagliati, però ci dobbiamo anche preoccupare di curarli gli alberi. E soprattutto ci sono dei marciapiedi vicino alle scuole che sono in situazioni in cui le radici cioè uno deve scendere dal marciapiede, che è largo, perché abbiamo i marciapiedi abbastanza larghi, ma uno deve comunque scendere perché le radici sono uscite così fuori che non si può camminare. Quindi immagino i passeggini, le carrozzine. È stato fatto ultimamente da un gruppo scout di quella zona tutto un percorso in quelle strade che io ho citato con le carrozzelle, con una carrozzella di un disabile. E questo disabile è veramente da vederlo il filmato, non poteva camminare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lanotta. Assessore, prego. Consigliere Lanotte, non posso che dire che le cose che lei ha rilevato rispondono alla realtà della situazione. Volevo però dare il mio contributo al Consiglio dicendo qual è la situazione delle essenze arboree della incombenze che l'Ufficio Giardini del Settimo Municipio ha dal punto di vista del lavoro ordinario. Allora, il settimo municipio ha circa 16.000 piante, credo che Milano e Torino non ne abbiano altrettante, in tutta l'estensione comunale. L'ufficio giardini del settimo municipio ha in gestione circa 2 milioni di metri quadrati di verde. Sapete con quanto personale? 13 persone, 13 giardinieri a pieno orario, un trattore di più di 30 anni che si riparano da solo. Allora, questa è la situazione. Detto questo però, e non voglio piangermi addosso, le strade che lei indicava come non potate, le alberature non potate in quelle strade, sono all'interno di un piano che è stato parzialmente, come dire, rivisto nella scorsa annata agronomica, quando è possibile potare le piante, perché le piante non è possibile potarle tutto l'anno, quindi, come lei ben sa, perché? Perché alcuni eventi nella città, di cui tutti quanti noi siamo a conoscenza, dovuti alla tropicalizzazione del clima nella nostra città, che ormai avviene da diversi anni, ha ridettato le priorità. E attraverso l'ufficio giardini, lei ha citato una strada che è stata potata a metà o alternativamente, questo avviene e è avvenuto per due motivi: uno, perché non si può mettere un divieto di sosta su tutta la strada, se no i cittadini vengono qua coi forconi. Allora, nel frattempo che cosa è successo? È successo che le copiose, diciamo, eventi a piogge, gli eventi atmosferici avversi hanno ridisegnato la priorità rispetto all'ufficio giardini, quindi si è proceduto a spiantare, tagliare gli alberi a fine ciclo vegetativo che erano considerati molto indeboliti, questo è avvenuto nell'ex territorio dell'ex, no, nell'ex decimo, piuttosto che procedere alle potature laddove ce n'era bisogno. Questo è avvenuto nell'ultima stagione dove era stato possibile potare. È chiaro che queste strade saranno quelle che sono in testa nel ottobre, novembre, quando si procede in maniera intensiva per la potatura delle alberature, ad essere curate da parte degli uffici municipali. Parimenti io voglio rappresentare che la situazione dei marciapiedi, laddove ci sono le presenze di alberature dai forti radicali, questo avviene in tutta la città, nel nostro municipio,
C'è un problema che noi dobbiamo, un nodo che bisogna sciogliere. O decidiamo che si investe, perché si tratta di investimenti cospicui, diversi milioni di euro per andare ad una sostituzione di alberature ancora vive, come i platani che lei citava, ma io posso dirle altre cose, Viale Spartaco per esempio, oppure là dove ci sono i pini, sono alberature inidonee ad essere piantumate. Io dico con una battuta, mi perdonerete, i piemontesi ci hanno rovinato, perché i platani l'hanno portato, i piemontesi a Roma, sui cigli delle strade, poi però a Torino non ci sono sui cigli delle strade, stanno nei giardini i platani, ecco. Perché per questo? Perché i marciapiedi, rifare i marciapiedi in presenza dei radicali così forti e sporgenti, non è possibile, si buttano i soldi, non è possibile ricostruire lo stato dei luoghi, a meno che non si tagliano i radicali. Tagliare i radicali vuol dire indebolire l'albero a rischio di caduta. Questo è un tema che l'amministrazione deve sciogliere, su che strada prendere per poter riqualificare intere zone che sono segnate da questo tipo di alberature. Sta a tutti noi cercare di sensibilizzare, ma soprattutto trovare le risorse per fare quegli interventi, se siamo d'accordo. Qualche anno fa, lo dico perché l'ho detto pure in intervista, qualche consigliere dell'ex decimo si ricorderà, io ho avuto l'ardire nel 2008-2009 di dire che alcune alberature andavano tagliate, alcune ci sono riuscito come gli ormi di Via Lemonia, tant'è che il marciapiede fu rifatto, fu l'ultima operazione di manutenzione straordinaria dell'ex decimo municipio. In altre situazioni no, i cittadini si sono opposti. Io dico che in alcune situazioni, in alcuni ambiti, alberature dalle forti radicalità sono un problema, ma sono un problema sia per il pericolo, perché quando si arriva al fine ciclo vegetativo sono alberature molto pericolose, sia perché non consentono un minimo di manutenzione, quindi si crea pericolo per gli avvallamenti che i radicali creano, sia sui marciapiedi che sui sedimi stradali. Grazie. Consigliere Lotta, prego.